Noi stiamo lavorando moltissimo su due temi che sono quelli della mobilità sostenibile e dell'economia circolare. Quando noi parliamo di questi temi, noi parliamo di visioni. L'economia circolare è un concetto importante, sicuramente legato al ciclo dei rifiuti, ad esempio, ossia il fatto che la produzione industriale debba iniziare a produrre meno scarti. Per esempio, pensiamo agli imballaggi. Gli imballaggi sono un prodotto destinato ad essere buttato. A che cosa serve? Quindi bisogna proprio riorientare i principi economici, i principi industriali a un diverso concetto di economia, un'economia che possa rigenerarsi da sola e non abbia un'unica fine che è quella della discarica, quindi una riduzione dei rifiuti, un riutilizzo spinto di tutte le risorse. Parliamo non più di rifiuti, ma parliamo di materie prime seconde. Quindi quando noi parliamo di economia circolare c'è una visione importantissima dietro che può consentire all'economia di prendere una diversa direzione e può consentire tranquillamente lo sviluppo di settori importantissimi. Se noi iniziamo a distogliere o comunque a definanziare progressivamente l'economia basata sul petrolio verso un'economia invece basata sulle risorse, le risorse naturali, su quelle che sono non più il fossile ma risorse che si rigenerano, beh, allora noi stiamo imprimendo un nuovo corso all'economia. Quando parliamo di mobilità sostenibile, noi non facciamo altro che dire anche sul tema della mobilità: i cittadini devono imparare che bisogna spostarsi in maniera più compatibile con il pianeta nel quale viviamo. Non possiamo pensare di inquinare all'infinito, perché tutti questi effetti ricadranno su di noi e noi non saremo in grado di assorbirli se non attraverso un'attività di prevenzione forte, spinta, ed è questo quello la direzione nella quale stiamo andando. Roma si sta muovendo in questa direzione. È difficile? Sì. Sono concetti complessi? Sì. Ma le azioni quotidiane sono molto più semplici di quello che si pensa, però devono partire da noi.